quelli che non sanno spalancare le porte e scardinarle e abbatterle, a quelli che non hanno mai avuto una porta da spalancare, da scardinare, da abbattere, a quelli che non sanno cos'è una porta. A Doma. Uoglia. Non è te. No, a Doma. Dunque, Homenique. Homenique è uno spettacolo strano, uno spettacolo forte. Anche violento. Violento, insomma, sì. Violento. Anche cattivo, se vogliamo. Uno spettacolo un po' che prende a schiaffi lo spettatore, non chiaramente praticamente, lo fa metaforicamente. Sono due uomini e una bara. Uomini saremo, sì, saremo noi due e la bara no. Prima ti servono una puenta. Ma un bello pezzo da mare. Da servono e ti trovavano una lua. Prima ti serva uno che tu conoscevi, ti faceva un segnale, ti trovava una lua che poi se ne ha. Contava mi pare. O telefono. Ah? È uno spettacolo di grande impatto dal punto di vista drammaturgico, è in palermitano, un palermitano stretto, vivido della strada, ed è uno spettacolo sulla impossibilità di una scelta. Non mi capire. Dal ristorante? Può essere d'amore. Ti bello fuori? Può essere d'amore. E su me nuovo? Muore sicuro. Le vecchiate. Diciamo che è anche uno spettacolo ironico, ride o si tenta di far ridere, di far sorridere proprio più. Una messa in scena essenziale, questi due uomini con la loro dote, il bagaglio fisico di quello che possiedono, portano con loro in questo momento di trapasso, eventuale trapasso che uno dei due sarà costretto a compiere. Una bara, appunto, un telefono, una radio e una porta e una stanza. Questi due sono lì perché la società, Iddi, appunto, loro, hanno deciso così. Uno dei due deve morire. Perché deve morire uno dei due? Perché la società non li riconosce adatti, non sono pronti per qualsiasi altro motivo che il potere impone sui due. I due devono soppesare le proprie qualità dell'anima, secondo appunto un rituale, un sacramento, la pesatura. E soltanto chi uscirà appunto più pesante dell'altro, perché si metteranno le qualità dei due su questa bilancia, avalanza, ecco, chi riuscirà a imporsi sarà salvo, uccidendo l'altro. A quel punto lì questa porta potrà aprirsi e dare appunto una continuità di esistenza a chi è riuscito a compiere il così sofferto rituale. Ma ecco, vediamo che questa porta, che è appunto il simbolo di una scelta, vediamo che alcuni possono anche decidere di ignorarla e quindi sottomettersi passivamente, altri si sottomettono in modo compiacente, altri ancora possono anche non rendersi neppure conto che potrebbero decidere di spalancarla. C'è chi questa porta neppure sa che esiste. Ti ha lasciato senza parole. Tu che fai? Riesci? Vengo con te. Amo, dai, aspetta, e se c'è qualcuno? Saluta! Non scherza!